Ed è up sui mercati oggi per quanto riguarda Bitcoin, anche ieri super pump, siamo andati a finire con il break del primo livello di resistenza che vi avevamo indicato nel video di ieri, neanche il tempo di pubblicarlo, Bitcoin si avvicina ai 10.000 e li rompe e poi va a rompere l'altro livello di resistenza che era quello della media mobile a 50 periodi e va ad addossarsi ai 10.007, ragazzi, che se vi ricordate il video di ieri è lo spartiacque in questo momento. Però andiamo a fare un piccolo aggiornamento perché quando i mercati ovviamente danno un po' di informazioni aggiuntive come quelle che sono state date ieri da Bitcoin e oggi, è bene fare un breve briefing di aggiornamento. Intanto, alla fine volevo dirvi chi aveva ragione la ciclica, la tecnica, aveva ragione il nostro trading system mid-term che è entrato a 9.700 dollari, è uno dei miei trading system, ragazzi, che pubblico sulla Trading on Academy, trovate il link in descrizione dell'Academy e aveva ragione lui, ragazzi, aveva ragione lui e come vi avevo accennato ieri, la possibilità di fare questi long con strategie particolari come trading system o seguendo delle logiche sono sempre giusti, erano corretti perché questo è un momento particolare sul mercato, un momento in cui si sta cercando di capire un po', di tirare su le somme, di avere la quadra della situazione, quindi le strategie di trading statistico sono le migliori da utilizzare in questo caso. Insieme, chiaramente, alle strategie di natura discrezionale, il mercato ha fatto il break dei 10.000 primo livello, quindi si poteva tranquillamente entrare anche da un punto di vista discrezionale con un long di breakout, ma andiamo a fare un punto della situazione e vedere questo trading system perché ci ha beccato, ragazzi, ci ha beccato. A dire la verità, ha raddoppiato anche la posizione alla rottura dei 10.007 e questa è un po' più rischiosetta, ragazzi, ma i trading system fanno così. Andiamo a vedere, ho spostato la mia immaginetta, andiamo a vedere quello che succede. Volevo farvi subito un riassunto della situazione e poi andare a vedere una cosa molto particolare che ritengo giusta anche accennarvi qui, poi la rivediamo comunque sempre in settimana. Allora, intanto questo rialzo è a un livello limite per il quale diciamo da qui potremmo poi anche considerare l'inizio di un nuovo mensile, quindi dal punto di vista di analisi tecnica in sostanza, ragazzi, si sposterebbe il tutto, però ancora i livelli non sono stati rotti, quindi va visto. Quindi primo livello da di resistenza importanti 10.007 si fa sentire in questo momento. Vi metto la linea qui, era il livello che vi avevo accennato ieri. A dire la verità, questo è un livello molto molto importante, però è anche vero che il più importante di tutti è questo qui su, ragazzi, che è 11.000 dollari. Quindi il mercato sta facendo bene perché ha rotto i 10.050, il primo livello che vi avevo indicato ieri con il breakout della trend line. Vedete, questo è proprio un classico breakout. Rompe il wedge precedente, quindi invalida completamente questa figura di wedge. Che guardate un po' cosa fa adesso, ragazzi, sparisce perché questa figura non esiste più, è stata totalmente invalidata, quindi l'abbiamo persa di vista. E poi cosa fa? Va a rompermi invece la media mobile, cosa che ritengo molto importante. Ora, ragazzi, questa media mobile a 50 periodi è stata breccata, significa che il mercato torna rialzista? No, su una sola candela. Intanto c'è la giornata di oggi, deve ancora chiudere, quindi intanto bisogna vedere se chiude sopra questa media mobile, sembrerebbe di sì, però un break della media mobile non è rilevante, ragazzi, in un mercato in barra di congestione come questo, vedete? È molto importante perché la media mobile fa resistenza, infatti vedete ieri ci ha chiuso a ridosso, però è anche vero che poi cosa fa il mercato in una situazione di trading greggio? Oscilla intorno alla media mobile, fa così, ragazzi, ok? Quindi non è che sia rilevantissimo il discorso. Quello che è più rilevante dal punto di vista di trend è il superamento di questo livello adesso, dopo i vari step che vi avevo già indicato ieri. Questo è il prossimo livello, 11.000. L'11.000 se è superato
mercato cambia anche la view ciclica, di cui ne parlerò ovviamente poi lunedì se dovesse accadere. Ho già fatto un video di approfondimento di tutta la situazione stamattina per l'Academy, indicando tutto quello che va fatto e anche delle operazioni di pullback che potrebbero verificarsi, diciamo, anche su dei livelli. Poi dopo gli 11.000 che sono qui, guardate un po' che c'è, la trend line discendente, questa invece è ancora valida, che sta attorno agli 11.5, e dopo gli 11.5 il super livello di resistenza che è tra i 12.100, ragazzi, ma poi si estende, vedete qui, ai 12.300, 12.400. Bitcoin supererà questi livelli, lo sapremo nella prossima puntata. A questo punto dovremmo fare la sigla di Batman. Ricordate la sigla di Batman? Batman. Ecco, quella lì. Devo aggiungere ai miei video, ragazzi, perché è simpaticissima. La scopriremo nella prossima puntata, perché il mercato al momento non dà informazioni. Quindi queste giornate di rialzo, assolutamente belle da vedere, ok? Per il nostro trading system che sta guadagnando $1000 sull'operazione entrata l'altro giorno, vedremo quanto chiuderà, perché poi sapete anche un'altra cosa che adesso ve la dico oggi, tanto è un video più così, insomma, ragazzi, ma quando si guadagna nel trading? Quando compri o quando vendi? Sapete una cosa? Ne parliamo nel prossimo video di questa settimana. Ciao a tutti! E ci aggiorniamo dovesse succedere qualcosa, per esempio Bitcoin che va a $20.000 entro la prossima settimana. Ma va là. Ciao!